Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi come potete vedere siamo già direttamente nella battaglia, perché praticamente sto arrivando a Pandaria e dobbiamo iniziare direttamente proprio da qui, svolazzando e credo ammazzando qualcuno random. Però non ci hanno dato bombette o roba varia, quindi penso che ci portano direttamente sul terreno di... come cazzo si dice? Di battaglia. Tanto saluto questo ragazzo che mi saluta sempre ogni volta che loggo. Grandissimo, ciao. Che figata, cioè sto smitragliando all'infinito. Praticamente sì, dobbiamo sterminare tutti questi bravi plebei. Ok, questo l'abbiamo fatto. Che figata, ci sono esplosivi a tutta. Mi sa che qui dovremmo fare proprio la stessa identica cosa, vero? Ovviamente sì, facciamo scoppiare tutto. Ciao cari. Ok, siamo... ok, siamo tornati in base. Base volante in realtà. Però siamo tornati in questa finta base. Dobbiamo continuare questa quest, ma noi le armi ce le abbiamo già, quindi ne prenderemo una random. Cazzo, potevo prendere la costata di più, sono stato un po' pollo. Un paracadute! Ci buttiamo in automatico? Ma voglio buttarmi io? Niente, vaffanculo, lo fa da solo. E ok, siamo arrivati a terra. Allora, dobbiamo innanzitutto fare fuori tutti questi nemici qua goblin. Comunque stamattina ragazzi sto addirittura a maniche corte, perché è una ficata di tempo di fuori, sta benissimo, Dio, proprio sento la primavera che sta arrivando, mamma mia, mi mette una gioia. Mi mette la gioia di uscire e non mi mette la gioia di giocare al computer. E non mi mette la gioia nemmeno di studiare, quella ancora meno del computer sicuramente. Porco dinci. Ah, oltretutto dobbiamo ammazzare anche i soldatini qui dell'orda proprio, soldatini. Non so se l'avete mai visto, cioè ovviamente spero di sì, ma per tutti quelli che magari guardano questo video e sono ancora indecisi se iniziare a giocare a questo gioco, fatelo, muovetevi subito. E non hanno visto di conseguenza il filmato iniziale magari di Pandaria, andatelo a vedere perché è veramente simpatico e al tempo stesso favoloso. E in più dobbiamo ammazzare questi vagoni di gente, più cose che gente in realtà. Tanto ammazziamo l'ultimo ordoso grunt. E poi se non sbaglio è rimasto solo un carico da distruggere, che credo troverò a breve. Eccolo qua, però più preciso di fianco a noi. E voilà, anche questo è andato. Consegniamo al nostro amico Rogues. Addirittura le barricate dobbiamo fare fuori qui ragazzi. Pam. Barricate di un certo spessore. Ah, vedo anche un finto boss laggiù, attenzione. Ah, qui c'è da fare uno scenario. Ho detto assolutamente una cagata. E invece no. Allora, praticamente è arrivato Taranzu, che nella storia mi ricordo di Monk eccetera, oppure proprio dei Pandaria, è un personaggio abbastanza importante, però non mi chiedete chi cazzo è, che cazzo fa nella sua vita, perché io non lo so, però mi ricordo bene questo nome perché Marine Ride, roba del genere, me lo ricordo. E comunque la cosa caratteristica di Pandaria sono proprio questi Sha, cioè praticamente l'incarnazione di tutte le sensazioni negative, che possa essere rabbia, non so, dolore, questo qua, tipo tutte queste cagate qui. E mari più forti ovviamente sono quelli che ne so, dell'odio, quelli della disperazione, della fame, che cazzo ne so, queste cose qua, capito? Però ci sono tutti questi Sha sotto, di sott'ordine, che possono essere, non me li ricordo precisamente, comunque vi basti immaginare che sono l'incarnazione della negatività, insomma. Devo trovare il leader del villaggio. A parte non sta qua, sta laggiù, ma vaffanculo, io pure sto a cercarlo qua.
si trova esattamente qua su. Prendiamo anche il Flight Master, che è una cosa importante, visto che io non ho il volo qui, ovviamente. Qui c'è il portalino per Stormwind, essenziale, direi, essenziale. Bene, andiamo a fare tutte queste questine qua giù, va. Come sempre, ragazzi, io vi ringrazio per la visualizzazione in anticipo, se mai qualcuno non arriva a fine video, ma comunque, come sapete, di media faccio sempre così, che occupo il primo episodio, quando cambio un territorio, nella presentazione del territorio, le queste iniziali, queste cose qua, perché mi piacciono particolarmente, ma sono sicuro che piacciono anche a voi. E poi comunque nel prossimo episodio invece passeremo magari a vedere un instance o cose così. Tanto questo qua si sta fotte i barili di birra. È vero, mi ricordo infatti che i panda sono proprio alcolizzati. Proprio si fanno i litri infiniti di birra. Mastri birra, infatti, vengono chiamati, insomma. Quindi si butta in mezzo, si fa AOE potente proprio. C'è moro pure, vuoi vedere? Ma che moro, ma che moro. Ne esco full vita. Guarda lì. Ok, i barili qui li abbiamo presi tutti. Adesso mancano da salvare tre stronzi in giro, cercando di non aggarare mezzo mondo, magari, grazie. Ok, vedo l'ultimo proprio qui. Lo aiutiamo e ci vediamo direttamente alla consegna della quest. Comunque nei prossimi giorni farò uscire anche un video su un altro gioco che ultimamente mi sta infognando molto. Quindi vi invito a rimanere attivi sul canale e soprattutto di attivare le notifiche, cioè la campanellina che sta di fianco a, insomma, al numero degli iscritti. Così che vi arrivino notifiche in maniera decente, perché sapete che YouTube con i feed fa un po' cagare, purtroppo. Andiamo a spostarci un po' più giù. Esattamente qui, che sicuramente la missione sarà ammazzare sto tizio. Guarda, mamma mia, quanto lo sapevo. Vabbè, stava spacca tutto, è ovvio. Dai, ma ci fanno fare avanti dietro questi stronzi, ma siete stronzi. Ok, ci siamo, ci siamo. Speriamo che non siano tipo l'altra parte del mondo. No, ok, siamo proprio qui dietro, perfetto. Comunque, come potete vedere, qui è tutto costellato di questi no, come cazzo si chiamano, porco di ingiate, quelli che fanno le foglie rosa. No, no, non è ciliegi. Comunque sono sti alberi, insomma, relativamente caratteristici, che sono proprio famosissimi nel città orientali, no? Ovviamente magari in Giappone, la fioritura di... Porco dincio, non mi ricordo st'albero di merda. Quindi niente, praticamente il succo di discorso è che dobbiamo sterminare mezzo mondo. Semplicissimo. E salvare questi pandini dagli occhi di Gruul. Spacco la faccia, mate. Non mi fa ammazzare, ovviamente, vaffanculo. Allora, ci dovremmo quasi essere. Mancano un pandino e e due tizi. Però devo fare qualcosa con il quest item che ho ricevuto. Cioè questa bombetta qua su. Allora, giuro che sto cercando di capire quello che devo fare. Ah, ok. Innanzitutto c'è questo finto boss che verrà scopato in ogni dove, ovviamente. Ne abbiamo uno lì e un altro, non lo so, dall'altra parte forse. Madonna, si è arrabbiata, ragazzi. Aiuto. Va, fa un cool, va. Ah, i demolisher devo fare fuori. Ah, cazzo, gli imp di prima dovevo seccarli proprio con l'ice strike. E anche quel coglione laggiù. Vediamo se ci arriviamo. Adesso dovremmo riuscire tranquillamente. Se ne va? Ma quanto è bello. La medusetta. No, non è vero, fa schifo al cazzo. Ma tu guarda questo. Dove cazzo si è messo? Ho quattro missioni, che bello. Ok, ragazzi, facciamo sta quest un po' particolare. E poi mi sa che questo episodio siamo arrivati. Sì, nel prossimo episodio vi porto una bella instance. Me la preparo, la metto a giornare prima, così non vi faccio sorbettare la parte iniziale. Qui aspetto. Dando qui sta succedendo l'inverosimile. Questi sono gli Sha. Dopo ci sono proprio i boss di Pandaria che fanno schifo al cazzo. Aiuto. Oh la madonna. Ma vaffanculo, cazzo, era quasi un boss sto coso. Facciamo l'ultima svolazzatina, che non ci porterà al Paddon Village. Guarda sto pezzo di merda che ci ha spaccato il coso volante lì. Vabbè, siamo arrivati lo stesso. Fanculo Medusa di merda. Quanto mi piace questa pantera. Regalatemela, l'hai preso. Dai, regalatemela. Comunque i paesaggi sono veramente belli, come vi dicevo nello scorso video. Ah, tra l'altro il video di Gul'dan, non so, ha fatto il macello. 400 visualizzazioni tipo in due giorni. Il record proprio totale nel mio canale. Ragazzi, io vi saluto per questo video e vi ringrazio come sempre la visualizzazione. Noi ci vediamo al prossimo, quindi andiamo ad affrontare l'istanza di Pandaria, ovviamente. Ciao a tutti.